Per la prima volta nella storia della Commissione regionale antimafia, un ministro dell'interno si incontra con i componenti della Commissione. Ecco, si sono affrontati oggi tre temi importanti, quali. Abbiamo parlato di comuni sciolti per mafia, abbiamo detto quanto lacunosa sia la normativa che è stata attuata perché spesso i commissariamenti non risolvono i problemi e rimane la burocrazia intonsa. Quindi nuove misure per il cambio dei burocrati, per le procedure di scioglimento, per avere l'incarico unico dei commissari e soprattutto per avere commissari che non facciano perdere il consenso sociale ma che siano dedicati costantemente all'attività di commissariamento. Abbiamo parlato di beni confiscati alla mafia, sulle procedure di assegnazione e sul riutilizzo sociale dei beni che producono ricchezze, abbiamo parlato anche di meccanismi che riguardano anche la gestione dei beni sequestrati per mafia che non possono non dare ancora lavoro e opportunità e quindi sulla esigenza di un'alta managerialità all'interno della scelta delle figure, sulla scarsa trasparenza che c'è stata in passato anche sulla nomina dei commissari. E poi il tema anche più spinoso, che è il tema dei 1880 minori stranieri che sono arrivati sulla nostra isola e della quale non c'è più traccia. E questi sono minori che finiscono nel caporalato, che finiscono in mano alla malavita, allo sfruttamento. Noi invece oggi abbiamo parlato di misure, di proposte che saranno notificate di qui alle prossime settimane al Ministero degli Interni perché abbiamo bisogno di un pacchetto di proposte concrete affinché la lotta all'illegalità dia invece occupazione, lavoro e diritti. Ecco, a quanto pare il presidente Musumeci ha confermato che entro 2 settimane, insomma, manderete queste proposte al ministro che poi le ripresenterà in sede di esecutivo. Sì, sono proposte che già abbiamo presentato, sono state verbalizzate. In queste 2 settimane ci prenderemo la cura del caso per riuscire a formalizzarle. Devo dire con molta onestà che però alcune delle proposte che sono state avanzate dalla Commissione regionale antimafia fanno già parte del disegno di legge che è approdato in Parlamento e che quindi potrà vedere una facile risoluzione. Sono molto soddisfatto e ringrazio il Presidente Musumeci della soddisfazione che ha espresso a nome della Commissione, della seduta che si è svolta qui e alla quale ho partecipato con grande rispetto per l'istituzione autonomista siciliana. Noi abbiamo lavorato nella logica di evidenziare i limiti e di poter integrare quello che noi stiamo facendo a livello nazionale con gli spunti e i suggerimenti che verranno da questa commissione. A livello nazionale abbiamo uno schema di disegno di legge che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri alcuni mesi fa e che prevede il rafforzamento delle norme sullo scioglimento e traggo spunto e giovamento da quello che è stato detto oggi per rafforzare ulteriormente quel disegno di legge, per cui dopo faremo un lavoro di sintesi delle proposte che io ho illustrato qui e che sono contenute in quel disegno di legge e di ciò che è venuto fuori da questa mattinata di lavoro. 5 sono i punti del nostro disegno di legge: la incandidabilità per gli amministratori responsabili, per la quale viene prevista una durata di 6 anni. Il secondo punto riguarda l'allargamento del novero degli enti che possono essere, presso i quali possono essere effettuati i controlli, perché si allarga alle società partecipate o ai consorzi pubblici anche a partecipazione privata. Terzo punto è l'introduzione del ricorso alla mobilità obbligatoria presso altro ente o al licenziamento del dipendente per i casi più gravi di sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso. Quarto punto, la professionalizzazione dell'attività di gestione commissariale attraverso il coinvolgimento nelle terne commissariali di soggetti in possesso di specifiche esperienze in materia, anche per un di più di managerialità nella gestione. E last but not least, la creazione di un nucleo di funzionari della carriera prefettizia destinato a tempo pieno ed in via esclusiva all'esercizio delle funzioni commissariali. I 5 punti che ha sottoposto il Presidente Musumeci a me sono in parte assorbiti da quello che è il nostro disegno di legge e per il resto lavoreremo insieme e insieme daremo anche alla Commissione Nazionale Antimafia gli spunti che sono venuti fuori da queste nostre ore di lavoro. Vi do alcuni elementi numerici per dire dell'impatto che la normativa sullo scioglimento ha prodotto nella storia in Sicilia, e cioè dal 1991, data di prima applicazione della norma, al 31 dicembre del 2014,
ammontano a 258 i provvedimenti di scioglimento, di cui in Sicilia 63, 195 in altre regioni. Il 24% in sostanza è stato in Sicilia e oggi in Sicilia risultano sciolti 6 comuni, di cui 4 in provincia di Palermo, 1 in provincia di Catania e 1 in provincia di Siracusa. 4 comuni in provincia di Palermo, 6 sciolti attualmente. Perché in alcuni si è votato un mese fa, come sapete. 4 in provincia di Palermo, 1 in provincia di Catania e 1 in provincia di Siracusa. Nell'ultimo quinquennio Palermo è stata interessata da 6 provvedimenti di scioglimento, Trapani e Agrigento da 2 per ciascuno e Catania e Siracusa 1 per ciascuno nell'ultimo quinquennio. Questi sono i numeri più aggiornati riguardanti lo scioglimento e anche la visione storica con le cifre che vi ho dato relativamente alla data di prima applicazione della norma. Sui minori non accompagnati noi abbiamo un accordo con le regioni e con i comuni, è un accordo di luglio che darà maggiore efficienza al sistema. Nel frattempo ho illustrato alla Commissione come noi su questo argomento abbiamo dedicato una specifica unità di missione all'interno del Ministero dell'Interno e il tema che per noi è di grande interesse ha anche un profilo di sicurezza che riguarda i minori che noi vogliamo che non entrino nel giro della prostituzione, dello sfruttamento del lavoro minorile, della pornografia, perché questi sono reali rischi, e al tempo stesso un'azione forte per la identificazione attraverso l'inserimento dei loro dati all'interno del CED, del Centro di Elaborazione Dati Interforze, che poi è collegato con il sistema delle informazioni di Schengen e quindi immediatamente procura l'attivazione di tutte le polizie europee, e per i casi che si sostanziano in una fuoriuscita anche dai confini europei dei minori, anche un eventuale intervento dell'Interpol.